È di Bacoli il nuovo campione del mondo di gelateria che assieme ad un team di colleghi italiani ha ottenuto l'ambizioso titolo nel corso del campionato che si è svolto a Rimini. Già conosciuto in tutto il mondo quale scultore di ghiaccio e allestitore del famoso presepe realizzato con pastori di ghiaccio che nel periodo natalizio viene esposto e apprezzato in varie città italiane, Amelio Mazzella di Regnella ha ottenuto il massimo riconoscimento nell'arte della gelateria grazie al Riccio, un'opera ispirata dal mare della sua terra, come ci ha spiegato sul municipio di Bacoli nel corso di un incontro con il sindaco Giosi Gerardo della Ragione. Ma è stata una gara bella, appassionante, divertente, con tanti sacrifici, nata così per gioco all'inizio, poi abbiamo tramutato quello che è il nostro, quello che abbiamo trovato nella nostra terra, ci siamo pescati ricci di mare qui giù a Bacoli, e poi da questo tema è nato poi tutto il tavolo, lo sviluppo di tutte le altre piece artistiche e sulle degustazioni tra l'altro. Noi in degustazione abbiamo portato anche nel gelato salato un abbinamento con riccio di mare. Un legame inossidabile quindi con la tua terra a Bacoli. Sì, certamente è stata una bella esperienza dare, far conoscere tra l'altro attraverso quello che facciamo luoghi dove viviamo, la storia e la nostra cultura. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, si è detto veramente soddisfatto per la vittoria del suo concittadino Mazzella. Sì, sì, un rappresentante bacolese, ma innanzitutto flagreo, perché tutti i campi flagrei hanno esultato per questa vittoria e quindi rappresenta l'orgoglio di una comunità che riesce ad eccellere in Italia, perché il concorso è stato vinto a Rimini, ma nel mondo, perché siamo campioni del mondo. Quindi un campione flegreo, la gelateria flegrea che riesce a vincere, ha superato prima un concorso, poi ne ha vinto un altro come squadra italiana, quindi ancora una volta dimostriamo che l'Italia vince anche e soprattutto grazie ai campi flegrei. Poi un applauso enorme ai cittadini di Mazzoni Torre Cavita che hanno accolto il vincitore in modo festoso e quindi siamo una comunità che finalmente difende ed è orgogliosa dei propri orgogli. Quindi un orgoglio flagreo di cui siamo estremamente felici di poter rappresentare, il premio mi ha portato qui. Sono entusiasta e oggi è soltanto il punto d'inizio affinché si possano fare tante iniziative a Bacoli, per Bacoli e per i campi flegrei, esportando ancora di più il nostro nome fuori, ma portando qui tutti gli appassionati di questo settore che sono tantissimi e possono godere, oltre che del gusto di un buon gelato, anche della bellezza del nostro territorio.